tutti allerta qua attorno. Prigionieri Iloti. La morgue non sarà felice se li libero. I prigionieri di cui parlava la lettera, devo liberarli. C'è qualcuno! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Spada Sian, Leo! E Antide, sei tu? Sì, grazie agli dei. Un momento. Alexios? No! Perché ancora tu? Vai via! Aiuto! Qualcun altro mi aiuti! Abbassa la voce! No! O le guardie ti sentiranno! No, no, no! Sono già abbastanza in debito con te, Alexios. Perché devi farlo di nuovo? Malaka! E Antide, mio orgoglioso amico, che ti è successo stavolta? Gli dei sono crudeli con Eantide. Ho donato a te tutta la mia ricchezza. Non mi lamento, ho fatto la cosa giusta. Ma poi qualcuno mi ha detto che potevo fare una fortuna in Messenia. E invece la fortuna se la sono fatta quei bastardi vendendomi. Sono uno schiavo. E ora arrivi tu? Non è crudele? Non è colpa mia. È stato il tuo orgoglio a causarlo. Sì, io e Antide sono orgoglioso. E non sarò mai in debito con nessuno. Ma ora tu mi salvi di nuovo. Perché ti ostini a farlo? Non potevo lasciarti marcire in quella gabbia, Antide. Non puoi proprio lasciarmi fuori dalle tue imprese eroiche, vero? E ora come faccio? Non ho niente, Alexios. Niente per ripagarti. Antide, secondo te i greci sono in debito con gli dei, vero? Certo che sì. Non potremo mai ripagarli per quello che ci donano. Sono orgoglioso, Alexios, ma non così tanto. Io sono l'araldo di Zeus. Praticamente un dio. Cosa? Ancora peggio! In questo modo come potrò mai ripagarti? In quanto divinità posso condonare il tuo debito, no? Io? Sì, suppongo di sì. Potresti essermi utile sulla mia nave. Barnaba mi odierà, ma starai lontano dai guai e ripagherai il tuo debito. Io e Antide non sarò mai in debito con nessuno, a parte gli dèi. Chi può opporsi agli dèi? Accetto. Ci vediamo sulla mia nave, mortale.